Parliamo di questa polemica della TAV. Allora, c'è questa lettera che sarebbe arrivata, di fatto queste clausole di dissolvenza che sembrano una novità, nella realtà ci sono sempre state. Quindi il problema semplicemente si pospone di 6 mesi, è così? Molto semplicemente. L'Italia ha bisogno di un governo, l'Italia ha bisogno di riforme, di lavoro, quindi non ci sarà nessuna crisi di governo. Leggo i giornali e non so se sorridere o arrabbiarmi, però noi andiamo avanti, abbiamo fatto in 9 mesi tante cose, ne rimangono tantissime da fare. Su alcune cose avevamo idee diverse e abbiamo trovato la soluzione. Anche su questo ci sono due prospettive diverse. Io ricordo che nel contratto che ci lega c'è la revisione dell'opera che nasce decenni fa e quindi si può rivedere il progetto, si possono risparmiare i costi, si può chiedere un maggior contributo alla Francia, all'Europa. Dal nostro punto di vista l'importante è che si dia un segnale di partenza, di apertura, di collegamento dell'Italia col resto del mondo, di utilizzo positivo dei fondi europei. E poi io sto lavorando su altro, faccio il ministro dell'interno, c'è l'antidroga, l'antiracket, l'antimafia, c'è la situazione dei pastori, finalmente risolta con qualche delinquente che non c'entra niente con i pastori, che assalta i camion. E il suo posto è la galera, non è la stalla, e quindi andiamo avanti senza problemi. Quindi, posto che questo è uno step soltanto per fare sostanzialmente un casting delle aziende disponibili a fare la TAV, esatto. E quindi tutto si ridiscuterà fra 6 mesi, ma c'è un accordo su quale... Sì, può cambiare il mondo. Effettivamente chi a nome dell'Italia aveva contrattato quest'opera non ha fatto una grande opera di contrattazione. Ci sono più chilometri in Francia e paghiamo più noi come Italia. L'Europa non arriva neanche al 50% della contribuzione, quindi si può rivedere il progetto, si può rivedere la megastazione di Susa, il tracciato in Italia, si può ridurre l'impatto ambientale, si possono ridurre i costi. Ricordo a chi ci guarda, questa è una grande opera che non ha avuto infiltrazioni mafiose, incidenti sul lavoro e ha rispettato incredibilmente i tempi, visto che in Italia non succede mai. E quindi con gli amici dei 5 Stelle, come abbiamo fatto negli ultimi 9 mesi, la soluzione la troveremo. Sarà una soluzione di compromesso e la TAV si farà, secondo lei? C'è gente che ci sta lavorando, però mi dicevano che non saremmo riusciti a fare una manovra economica, ad approvare la legittima difesa, approvare il decreto sicurezza, approvare quota 100. C'è la riforma della scuola, c'è la riforma della giustizia, c'è la riforma delle autonomie, quindi c'è tanto da fare. Non ho voglia di litigare, non ho tempo per litigare, voglio solo lavorare. Ministro, le fanno una domanda da studio, prego. Sì, ancora buon pomeriggio Salvini. Facevo riferimento a queste clausole di dissolvenza. Con che tipo di stato d'animo un imprenditore può investire centinaia di migliaia di euro non avendo la certezza che quest'opera poi andrà davvero avanti? Non è questo senso di incertezza un po' un argine alla possibilità di investire in questo paese? I bandi che peraltro sono in territorio francese. I bandi che peraltro sono in territorio francese sono un'apertura alle imprese che vogliono investire. È chiaro che ci dovrà essere un pronunciamento. Io sono disponibile a tutto. Se non c'è accordo al governo, si può pronunciare il Parlamento, perché siamo una Repubblica parlamentare. Si possono pronunciare gli italiani con un referendum consultivo come facemmo sull'Europa tanti anni fa. E quindi se l'accordo non si trova al governo, lo si può trovare o in Parlamento o nel Paese. E io sono sicuro che ogni centesimo di euro investito è stato e sarà investito bene. Senta, per chiudere, perché il ministro ha davvero poco tempo, Di Maio le ha fatto gli auguri? No, però la giornata è lunga, me li ha fatti Conte, e al di là delle divergenze sono felice di quello che abbiamo fatto per gli italiani in questi 9 mesi e sono felice del rapporto politico, ma anche umano, costruito con due persone che io non conoscevo, come Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, che stimo e apprezzo, anche perché i miei risultati brillanti come ministro dell'interno nella riduzione degli sbarchi, nell'arresto dei mafiosi, nelle confische, nelle operazioni antidroga, le ho fatte perché c'è un governo, non perché sono da solo, e quindi conto che questo governo vada avanti ancora a lungo.